alla pen, sistema per il nero, cavallo F6. È il sistema migliore. Basta pensare che Svechnikov, nella sua monografia del 2010 sulla completa alla pen, dedica 300 pagine quasi a questo sistema. Quindi questo già fa capire che il bianco lo teme. Ha molti vantaggi. Primo vantaggio è che non occorre studiare il gambetto morra, perché dopo cavallo F6 il bianco è quasi costretto a rientrare in E5 nel sistema principale. Perché questo? Perché se difende il pedone in E4, per esempio, mettiamo con l'alfiere, no? Cioè rinuncia per adesso a catturare il pedone D4, il nero ora potrebbe persino catturarlo, cioè dopo D per C3 mangia, qui sviluppa i pezzi come vuole, mettiamo, ecco, che li sviluppi così. C'è il problema di fondo che l'alfiere D3 è piazzato male. Normalmente nel gambetto morra l'alfiere è piazzato in C4. Perché? È perché il bianco vuole premere contro il pedone in D6 del nero. Invece adesso l'alfiere si ritrova in mezzo, quindi non ha molto più senso tutto il sistema. Non solo, se adesso perde tempo a spostarlo in C4, ma allora l'idea del gambetto, che è quella di guadagnare tempo, cioè di avere un più rapido sviluppo, va a farsi friggere. Quindi non ci siamo. D'altra parte il nero adesso, basta che gioca uno sviluppo tranquillo, tipo, non so, alfiere 7, arrocco, A6, B5, alfiere B7 e così via, rimane col pedone in più, punto e basta. Momento, l'ho fatto pure giocare male al nero, perché volendo, invece di giocare 6 adesso, poteva giocare alfiere G4, cioè sviluppare prima l'alfiere e poi completare lo sviluppo. Quindi, insomma, non ci sono problemi sul gambetto morra. Invece sui sistemi con cavallo F3, cioè seconda mossa cavallo F3, anche qui non ci sono problemi se il nero gioca per esempio E6 oppure D6, cioè nel senso che dopo C3 cavallo F6 rientra in nel sistema con cavallo F6. L'unico problema è se il nero gioca cavallo C6. In questo caso deve studiare dei metodi, dei sistemi, sempre all'interno del sistema con cavallo F6, dei sistemi alternativi. Faccio un esempio banale. Nel video precedente abbiamo visto che contro la vecchia linea principale A3 il nero giocava quel setup con alfiere D7 C6. Bene, è evidente che adesso questo setup non lo può più giocare perché in C6 ci è andato il cavallo. Quindi, diciamo, il nero deve adattare il proprio repertorio. Ha bisogno quindi di... Il repertorio deve essere individuale, personalizzato sulla propria siciliana. Se un giocatore di Kalashnikov, per dire, o di Taimanov, quindi uno che gioca G6 e l'altro che gioca D6, ancora possono avere un repertorio simile, ma uno che gioca, non so, la siciliana classica con cavallo C6 avrà bisogno di un altro repertorio, o per meglio dire, piccoli aggiustamenti allo stesso repertorio, allo stesso sistema con cavallo F6. Tant'è vero che io, infatti, ho tre repertori diversi che fornisco ai miei studenti a seconda delle loro esigenze. Più, diciamo, adesso sto guardando un sistema che ho fuso insieme, anche se ovviamente questo complica un po' la situazione. A questo punto però mi è sorto un problema, ma allora di quale sistema io adesso devo parlare? Allora, innanzitutto volevo farvi notare, diciamo, alcuni problemi di trasposizione del bianco. E poi mi limiterò a concludere il discorso che avevo iniziato nel video precedente con il sistema con E6. Per il resto lascerò sul sito un po' di partite commentate in un database per uno studio individualizzato. In parole povere, secondo me, un buon repertorio sull'alla pen, data la complessità di questa apertura, ha bisogno di un istruttore dietro che dia dei consigli specifici. Quindi dicevo, cavallo F6 e 5, cavallo D5, il bianco, sia il bianco che il nero, devono affrontare una serie di trasposizioni di problemi. Per esempio, adesso il bianco può giocare D4, no? Che è l'idea principale, tutto sommato, quella di mettere due pedoni al centro. Però niente gli impedisce
di giocare, ad esempio, i sistemi con alfile C4. Cioè ritardare l'avanzata del pedone D. E quindi dopo cavallo B6, alfile B3, anzi, invoglia il nero a giocare C4. Ora, secondo me C4 è una mossa giusta, perché tutto sommato impedisce al bianco di difendere il suo pedone E5 col pedone D4, e quindi il nero potrà, ha un target, attaccare il pedone E5 con i propri pezzi. Però, siamo onesti, ecco, un consiglio è quello, se volete tagliare la teoria, potete usare appunto E6 o D6, cioè cercare di rientrare nella posizione chiave, che adesso rivedremo, che abbiamo osservato nel precedente video introduttivo. Torniamo indietro. Prima di questa variante, ecco, altro sistema, anche dopo D4, ovviamente il nero cattura subito C per D, anche qui il bianco ha varie trasposizioni, ad esempio, può giocare C per D4, e qui il giudizio strategico è quello che abbiamo dato nel precedente video, cioè arriviamo praticamente in questa che abbiamo considerato la nostra posizione chiave, e adesso torneremo proprio su questa posizione chiave, però ovviamente il bianco può giocare in maniera diversa, può giocare per esempio, invece di catturare subito in C per D4, può fare qualcosa tipo cavallo F3, cioè in parole povere fare un gambetto nuovamente, riproporre il gambetto del pedone C3. Queste trasposizioni ovviamente il nero può anche evitarle il più possibile, cioè continuare con per esempio con E6, ecco, ignorare il sacrificio del pedone, oppure può tranquillamente accettarlo, entrare in linee un po' più critiche con il cavallo C6, ma in generale diciamo che vi consiglio, per costruire un repertorio di base, di ignorare tutte queste trasposizioni del bianco, cioè cercare di ritrovarvi nella posizione chiave, quella che abbiamo discusso in precedenza, nel precedente video, e cioè grosso modo, ecco, questa, in cui abbiamo visto che il bianco non può giocare a file di 3 e abbiamo visto la linea, la vecchia linea principale con A3. Adesso volevo osservare con voi due linee differenti, e cioè alfile C4, che è considerata attualmente la linea principale. Cavallo B6. Anche qua, attenzione, ci sono i sistemi con cavallo C6. Questi sono sistemi più aggressivi. Infatti, nel mio repertorio io ho sia cavallo C6 che cavallo B6, cioè tutti e due, a seconda se uno è un giocatore che si accontenta di raggiungere la parità con il nero oppure vuole giocare per vincere, gli piacciono di più le posizioni critiche delle linee. Questo, ripeto, queste scelte di trasposizione sono, cioè dovete affidarvi a qualcuno che sia di, diciamo, che ne capisca di scacchi. Ecco, questo è il succo del discorso. Vediamo un attimo però la linea più semplice, quella con cavallo B6, senza entrare in complicazioni. Il bianco ha o alfile B3, o alfile D3, o alfile B3. Benissimo. Quali sono le idee fondamentali? Le idee non sono difficili. Vediamo per esempio alfile B3. Il nero cattura. Ovviamente il bianco cattura di cavallo. Cavallo, i due giocatori arroccano, cavallo B4. È difficile ricordare questa teoria? No, non è difficile, cioè nel senso che in realtà al nero basta ricordare una cosa, che sta giocando contro un pedone di donna isolato, perché essenzialmente le due strutture pedonali che il bianco ha a disposizione nell'ala pen sono o il pedone di donna isolato, questo, oppure la seguente, che vedremo
brevissimo, cioè quando il bianco cattura il d3 5. Continuiamo a giocare, alfile d7, in linea di massima l'idea fondamentale del nero è quella di occupare l'avamposto, cioè bloccare il pedone isolato di donna, e raggiunge, diciamo, una parità dinamica, cioè nel senso che la debolezza strutturale del pedone isolato è compensata dal gioco di pezzi. L'altra alternativa è alfile d3, che tra l'altro è la più, diciamo, ovvia, perché il bianco mette l'alfile sulla diagonale migliore in assoluto, d3 5, sempre. Perché d3 5? Ecco, dopo d3 5 entriamo in quest'altra struttura pedonale. Quindi o il pedone di donna isolato, questo, o il nero o il bianco ha a disposizione quest'altra struttura pedonale, cioè che poi è una derivazione del pedone di donna isolato. Qual è il piano del nero? È sempre lo stesso, quello che abbiamo evidenziato nell'introduzione, e cioè cambio dei pezzi, cambio dei cavalli, cambio delle regine. Faccio un esempio adesso: arrocco, cavallo c5, mi sto minacciando l'alfiere, deve spostarlo, cambio le regine, sviluppo immediatamente il lato di donna e cerco poi di cambiare i cavalli. Qual è l'obiettivo del nero? Quello di entrare in un finale in cui l'alfiere camposcuro del bianco è cattivo, e in cui una struttura in cui il pedone 5 rappresenta più una debolezza che un vantaggio. Rappresenta un vantaggio in centropartita perché conferisce al bianco un vantaggio di spazio, ma come abbiamo detto, man mano che il nero cambia i pezzi, questo vantaggio svanisce, diminuisce e rimane solo la debolezza. Se uno non vuole giocare, per esempio, di pre 5, può anche giocare contro il pedone di donna isolato, cioè come se lo crea. Se lo crea facilmente, non so, per esempio, cavallo c6, arrocco, cavallo b4, vedete, il nero si sta preparando a occupare la casa di 5, cavallo c5, alfile d7, a3, no, che lo succede? Ho saltato, cavallo c6, arrocco, cavallo b4, alfiere e2, salva l'alfiere, d3 5, prima o poi lo deve giocare, cavallo per e5, ecco qua, cioè, stiamo sempre nello stesso discorso, insomma, l'obiettivo del sia del bianco che del nero è giocare in questo tipo di struttura. Un'idea fondamentale, comunque, che il nero deve avere sempre, è quella della manovra alfile d7 c6. Ora uno può pensare, vabbè, ma scusa, ma se poi cambia, ecco, se arrivo in questa struttura pedonale, questo pedone non è debole? Non è su colonna aperta, non è arretrato? Sì, è vero, però, ecco, torre c1, per esempio, pressione su pedone c6, torre c8, lo difendo, a3, cavallo d5. Il punto è questo, che è importante da conoscere. La debolezza del pedone c6 è compensata ampiamente dal fatto che del super controllo esercitato dal nero sulla casa d5, che è la casa del suo avamposto, è la casa in cui vuole bloccare il pedone isolato di donna del bianco. Questo acquista molta più importanza, è molto più importante del fatto di avere, non so, il pedone a7 arretrato, che però è difficilmente attaccabile dal bianco, il pedone c6 arretrato, che anche questo però diciamo, è una debolezza, ripeto, relativa, perché il pedone c6 sta difendendo il cavallo d5. Quindi questa è una posizione che la teoria infatti considera parità, proprio perché sono compensate le chance per entrambi i giocatori. Bene, quindi abbiamo visto grosso modo i piani con alfile c4 e cavallo alfile c4 seguito da cavallo b6, l'ho fatto vedere, che è il piano, diciamo, più tranquillo a disposizione del nero. Altro piano interessante è
cavallo C3. Non c'è da meravigliarsi. Spesso e volentieri, in molte varianti della penna, il bianco rimane con un pedone debole in C3. Che in ogni caso il bianco è felice di aver cambiato quel cavallo, quel potente cavallo centrale in D5. Donna C7, ovviamente, pressione su C7 e C5, alfile D2 lo difende. Vabbè, alfile D2 è la linea fondamentale, quindi vediamo quella. Ecco, qui volevo farvi osservare questo interessante piano, il sistema con B6. Alfile D3, cavallo D7, pressione su E5, la pressione è diventata fortissima e quindi il bianco o cede questo pedone e allora però sparisce tutto il suo vantaggio, cioè nel senso, se per ipotesi mangiasse, è chiaro che questa situazione sarebbe catastrofica per il bianco, rimarrebbe con una coppia di pedoni isolati e nessun compenso dinamico, nessun avamposto, ecco, cioè nessun avamposto né in E5 né in C5. Quindi è chiaro che non può mangiare, ma deve cercare l'attacco sul lato di re, che è l'obiettivo fondamentale del bianco. Cavallo G5, B7, donna H5, questo è il punto fondamentale. G6, donna H3, mangio. Qui per esempio è stato tentato questo sacrificio, ma volevo farvi, ecco, vedere questo, l'idea fondamentale del nero. Questa è una bella posizione in cui il nero ha un ampio compenso per la qualità, dovuto sia alla coppia di delfini, ma soprattutto al dominio sulle case chiare. E poi anche il problema del re bianco, che non può arroccare, non ha di sicuro un posto sicuro, di sicuro, no, anche il file di 5 qui è buona, vabbè. Bene, ho fatto vedere queste tre linee principali. Altri sottosistemi, ripeto, sono dovuti alle varie trasposizioni, però adesso questo significa un po' complicarci l'esistenza, e onestamente credo che come video introduttivi io mi sento soddisfatto, cioè nel senso che ho dato le idee generali sul repertorio con cavallo F6. Poi è chiaro che, ripeto, ci vuole uno studio personale e un repertorio scritto preciso. Nelle partite commentate potrete anche avere ulteriori idee.